Dear friends of Italian Special Occasion, I hope you are all well. An unusual and challenging year just ended, but above all, we are at the beginning of a new one full of hope and desire to meet and travel again. So, beside all what we can offer with the technology at our hand, we found essential to give a different meaning to travel and meet. It's not only about to move from one place to another, but it's about to giving a greater purpose to the travel and meet. And for a positive restart, we need to give life to this meaning. But how? With a different approach and work on how we relate and bond with each other, with ourselves, and with nature. And precisely on this concept, Italian Special Occasion team up with professionals in the fields to create activities that embrace our philosophy to deliver this greater meaning and to give life to this meaning through the activities. But I'll let them explain four important concepts we worked on. Noemi. Thank you, Laura. So my name is Noemi. I'm a coach facilitator, and my invitation for you in these new times is to meet the people in an authentic way. We feel this is an opportunity to improve and transform the way we relate with each other at work. This is a chance to foster much more cooperative and trusting relationships between us, with our colleagues, with our clients, with our providers, with our stakeholders, and of course, with nature too. So I'm Carolyn, and I'm an oceanographer, and I collaborate in the Museum of the Sea in the Castle of Milazzo, where we encourage people to connect with nature using the message of this sperm whale that died due to an illegal drift net and to plastic it had unfortunately ingested. And so we have this amazing opportunity in the Castle of Milazzo to educate people regarding the environment and to connect everyone back to nature and to explain what's going wrong and how we can make a difference. So I'll pass the ball to Filippo. Thank you. Ciao, sono Filippo e sono un insegnante di yoga e un wellness coach. Io cerco di portare, grazie alla pratica dello yoga, di connettersi con la propria energia. E questo in particolare quando si pratica yoga insieme, diciamo nella natura, ci si fonde con l'elemento. Infatti uno dei significati della parola dello yoga è proprio unione, connessione. Infatti quando si pratica alcune posizioni, alcune asana, prendono proprio ispirazione da alcuni nomi di animali o da elementi della natura in generale. Si vede la posizione della montagna o del cane o dell'aquila reale. Questo fondere, anche fondersi con il respiro che prende ispirazione dal moto ondoso, del ciclo delle maree o delle onde, questo provoca un senso di diffusione e di armonia con il corpo e con l'universo. Qui si entra il concetto, si può esprimere entrando in uno stato di flow, in flusso, dove ci arrendiamo completamente alle nostre resistenze, i nostri limiti diventano le nostre opportunità e ci si fonde in un'unica grande respirazione e la mente e il corpo si fondono. Lascio spazio a Raffaele. Ciao, mi chiamo Raffaele Barsanti e sono uno psicoterapeuta e il concetto che porto è Open Your Mind attraverso tre dimensioni, la mindfulness per vivere e imparare a coltivare il momento presente con tutti i sensi, coltivare anche un atteggiamento aperto ad accogliere l'esperienza, sia la nostra mente che la giudichi positiva o negativa. Una mente aperta accoglie il momento presente, qualunque esso sia. E, la psicologia dei gruppi, che permette di facilitare l'incontro con l'altro, ricordando il concetto di Moreno, è un conoscersi attraverso gli occhi dell'altro. Ed infine la bioenergetica, che lavora sulle tensioni corporee, muscolari,
dove, diciamo, tra virgolette, si annidano le emozioni rimosse e quindi una maggiore consapevolezza emotiva. Grazie, thank you Raffaele, thank you everyone. So four important concepts that are part of our activities and we are very looking forward to your next meeting and event and we'll make sure that it will be completely a different experience.